Abbiamo visto che il diodo a semiconduttore ha delle caratteristiche interessanti, ha delle applicazioni interessanti, ma lo abbiamo visto soltanto come funzionano i determinanti. Quello che facciamo adesso invece è andare a vedere com'è realizzato. Come è realizzato il diodo è importante sia perché ci fa capire come sono fatti i dispositivi a semiconduttore, quindi quali sono proprio i mattoni realizzativi per questo tipo di dispositivi, sia perché la struttura del diodo, cioè la giunzione, è la struttura costituente anche del transistore bipolare, del MOSFET, quindi è proprio il punto di partenza per tutte le tecnologie microelettroniche. Dal punto di vista proprio costruttivo, un diodo è un oggetto molto semplice. Noi abbiamo un cristallo di silicio. Questo che è sempre silicio viene condizionato, e ora vedremo che cosa significa, in maniera tale da ottenere un silicio detto di tipo P e un silicio detto di tipo N, realizzando quella che viene detta la giunzione. Questo blocchetto di silicio e i suoi terminali viene metallizzato, viene contattato in generale con dell'alluminio. E i due terminali vengono portati fuori. I due terminali che sono l'anodo e il catodo. Quindi tutto il funzionamento, la caratteristica che abbiamo vista prima, viene determinata in realtà dalle proprietà del materiale semiconduttore. Che cos'è un materiale semiconduttore? Innanzitutto a volte la parola è fuorviante, perché semiconduttore a volte lascia pensare che sia un materiale che ha più o meno le caratteristiche di un conduttore, vedremo che non è assolutamente così. Sono essenzialmente dei materiali che appartengono al quarto gruppo della tavola periodica e tra questi, diciamo, quelli più importanti storicamente sono il germanio, il cui simbolo è Ge. Perché è importante il germanio? Perché i primi dispositivi a semiconduttore furono realizzati in germanio. Successivamente si passò all'utilizzo del silicio e il silicio ha soppiantato completamente la tecnologia del germanio, tanto che quasi tutto è realizzato in silicio, tranne alcuni oggetti per applicazioni particolari che però, diciamo, in questo momento a noi non interessano. Tutto quello che noi vedremo in questo corso, diciamo, il 90% dei dispositivi elettronici è realizzato in silicio. Il silicio è tra l'altro un materiale estremamente frequente sulla crosta terrestre, è presente ovunque, anche se non è presente nella forma che serve a chi ci deve fare un dispositivo elettronico. La silice, la sabbia, quello è silicio. Ma chiaramente il dispositivo elettronico non viene realizzato sulla sabbia, ma su dei wafer, delle strutture di silicio monocristallino. Quindi un cristallo di silicio, cioè una struttura nella quale ogni atomo ha un posto ben preciso nello spazio. Dicevamo, il silicio è proprio la base dell'elettronica moderna. È un materiale del quarto gruppo della tavola periodica. Che significa? Significa che nell'orbitale più esterno c'ha 4 elettroni di valenza. Che significa elettroni di valenza? Significa sono quegli elettroni che si vanno a legare con gli elettroni degli atomi vicini. Quindi in una schematizzazione assolutamente elementare, che detto tra di noi è quella che noi facciamo adesso che parliamo di fisica dei semiconduttori, noi ne parleremo in maniera assolutamente qualitativa, giusto per capire le proprietà dei dispositivi. Poi, la parte analitica, esistono i corsi di fisica dei semiconduttori dove uno studia le equazioni, eccetera. Noi ne parleremo in maniera discorsiva, ma anche parlandone così si riesce comunque a poi a comprendere abbastanza del funzionamento dei dispositivi.
Quindi, se io volessi fare un disegno elementare, bidimensionale, di un cristallo di silicio, che cosa dovrei disegnare? Degli atomi che hanno 4 elettroni sul terminale più esterno. Questi 4 elettroni sono gli elettroni di valenza. Quindi, attorno a questo atomo ce ne saranno tanti altri, ognuno con i suoi 4 elettroni, ciascun atomo è stabile quando l'ultimo orbitale contiene 8 elettroni. Che vuol dire? Che ogni atomo di silicio si legherà con gli altri 4 che gli stanno intorno, condivide un elettrone per ciascun atomo confinante e quindi alla fine questa struttura rappresenta il cristallo di silicio. Quindi ad esempio quest'atomo qua si sarà legato con questi elettroni adiacenti fino a completare gli 8 posti di valenza. Il materiale, quando è così, si dice semiconduttore intrinseco, cioè il materiale così puro silicio. Questi elettroni che vengono condivisi tra gli atomi, questi elettroni di valenza, sono legati attraverso dei legami covalenti. Il legame covalente è un legame che, diciamo, per essere rotto ha bisogno di una certa energia. Allora, che cosa succede? Succede che se io sto a temperature molto basse, allo zero, questo sistema quindi non ha energie dall'esterno, tutti gli atomi stanno lì, tutti gli elettroni stanno al posto che gli compete e questo materiale, come vedete, non ha nessun elettrone libero di muoversi nel cristallo, perché ogni elettrone è legato con la struttura circostante da un legame covalente. Questo vuol dire che se io anche applicassi a una barretta di silicio una differenza di potenziale, non avrei corrente, perché la corrente io la ho quando ho un moto di elettroni liberi di muoversi nel cristallo, e non è il caso. Quindi, come vedete, a rigore questa struttura non è un conduttore, sì, è molto più prossima a un isolante che a un conduttore. Se io applico tensione non ho nessuna corrente significativa. Però consideriamo un po' i numeri. Se io vado a prendere un cubo di un centimetro cubo di silicio, io all'interno di questo blocchetto trovo circa 10 alla 22 atomi al centimetro cubo. Che vuol dire? Che poiché la distribuzione delle energie è probabilistica, con un numero così grande di atomi, ci sarà qualche elettrone che, per il semplice effetto dell'energia che gli dà la temperatura, perché il cristallo avrà una certa temperatura, può guadagnare quell'energia tale che si può staccare dal legame covalente. Quindi, per il solo effetto della temperatura e per il solo effetto che gli atomi ce ne sono tanti e la distribuzione delle energie è molto varia, ci può stare qualche atomo che, avendo più energia, guadagna quell'ulteriore gap di energia dalla temperatura, si stacca dal legame covalente ed è libero nel materiale. A questo punto, se voi applicate una differenza di potenziale, questo elettrone, sono sempre gli elettroni che si muove e voi avreste una corrente elettrica. La questione qual è? È che a temperatura ambiente, di questi elettroni che riescono a liberarsi dai legami, non ce ne sono moltissimi. A temperatura ambiente il numero di elettroni che si liberano
prende il nome di concentrazione intrinseca e quindi è pari al numero n, perché all'elettrone viene associata una carica negativa. Questa quantità di elettroni che si riesce a liberare dai legami e quindi resta disponibile per la conduzione elettrica è intorno ai 10 alla 10 atomi al centimetro cubo. Quindi di fatto questa energia ce l'ha un atomo ogni migliaia di miliardi, no? Sapete, 10 alla 22 atomi, soltanto 10 alla 10 di questi riescono a liberarsi. Questa quantità è ancora una quantità molto piccola. Quindi, sì, è vero che per effetto della temperatura qualche elettrone si libera dal legame covalente, ma se voi applicate una differenza di potenziale, la corrente che ne traete è ancora una corrente trascurabile. Quindi è ancora un materiale che si comporta molto di più come un isolante che come un conduttore. Allora, qual è la caratteristica di questi semiconduttori? La caratteristica è che attraverso dei procedimenti piuttosto semplici, in realtà, la conducibilità elettrica di questi materiali può essere variata anche di 10 ordini di grandezza. Quindi il semiconduttore, quando è intrinseco, è quasi un isolante, ma si può rendere con dei processi che vedremo che si chiamano drogaggio, doping, si può variare la conducibilità di questo materiale facendolo variare in una scala di ordini di grandezza, quindi si può rendere estremamente conduttivo e comunque si può modulare la sua conducibilità. E da qua poi vengono fuori tutte le proprietà di questi dispositivi. Un modo per raccontare, diciamo, questo fenomeno è quello di utilizzare le bande di energia. Che cosa diciamo? Noi abbiamo visto che non esistono infinite possibilità per questi elettroni. L'elettrone o sta al suo posto e fa l'elettrone di valenza, oppure si libera ed è un elettrone libero. Allora, un modo, diciamo, grafico per rappresentare questa situazione, noi ce li possiamo immaginare così. Tutti gli elettroni che restano nei legami hanno una certa energia. Quindi è come se io avessi una banda energetica. Tutti gli elettroni che stanno nei legami hanno un'energia contenuta in questa banda. Il valore più alto di energia che può avere un elettrone che sta nella sua posizione di valenza, io la indico con E con V. Quindi da E con V a scendere sono tutti elettroni che stanno fermi nella loro posizione energetica. E io tutte queste energie le chiamo banda di valenza. Quindi tutti gli elettroni in banda di valenza possono avere tante energie, la più alta che possono avere è questa, ma stanno tutti quanti nei legami covalenti. Quindi per me questa qua è la banda di valenza. Un elettrone si è staccato, per staccarsi ha dovuto avere un'energia minima, se no non si staccava dal legame. Quindi il sistema, la temperatura, gli ha dovuto fornire almeno un tot di energia, che è la minima che gli consente di staccarsi. Oppure ne aveva di più di energia, si è staccato e resta ancora energetico. Quindi tutti gli elettroni liberi hanno un'energia che ha un valore minimo e può avere un valore massimo. Okay. Quindi dalla parte di su io mi trovo tutti gli elettroni che hanno avuto giusto l'energia per staccarsi più tutti gli elettroni che hanno un'energia superiore a questa che io chiamo E con C e che mi caratterizza quella che si chiama la banda di conduzione. Thank you.
Quindi io ho gli elettroni di valenza, che hanno tutti quanti un'energia più piccola di E con B, o al massimo E con B. Una volta che questi elettroni se ne sono andati dal loro legame, hanno tutti un'energia che è almeno E con C, o di più, e stanno in banda di conduzione, quindi si muovono nel cristallo. Tra questi due valori non ci sta niente, perché l'elettrone o sta in valenza o sta in conduzione. Questo gap, nella quale io non ho livelli energetici, si chiama banda proibita, o gap per l'appunto. O gap di energia. Quindi, la questione qual è? È che io, per prendere un elettrone che sta in un legame e renderlo libero, gli devo dare almeno l'energia corrispondente alla banda proibita. Okay? Quindi il minimo salto lo fa quello che sta qua, che va qua. Questa energia che io gli devo fornire, chiaramente cambia da materiale a materiale, nel silicio è 1.1 elettron volt, ed è l'energia del vento. Quindi tante volte voi sentite parlare di livelli energetici, di banda di valenza, di banda di conduzione. In realtà la sostanza è molto semplice. L'elettrone o sta nel legame ed è di valenza, o se è liberato ed è di conduzione. Per liberarlo almeno gli dovete fornire 1.1 elettron volt, se no da là non si libera. Poi gliene potete dare di più, benissimo, ma meno di quello no. Quindi noi abbiamo un meccanismo, che in questo momento è la temperatura, che ci libera un certo numero di elettroni. Abbiamo visto che è un numero ancora basso, il materiale è piuttosto ancora un isolante, ma abbiamo queste elettroni. E qui che abbiamo la vera differenza tra il semiconduttore e il conduttore. Un materiale conduttore non ha elettroni di valenza, tutti gli elettroni sono liberi di muoversi. Voi ci applicate una differenza di potenziale e avete una grande corrente nel materiale. Qui invece abbiamo un'altra cosa. Che cosa succede? Supponiamo che qua tenevamo questo elettrone di valenza, gli abbiamo fornito questa energia di 1.1 elettron volt e lui se n'è andato. Che cosa resta qua? Resta una posizione occupabile da un elettrone che però non è occupata. Questo buco viene detto esattamente così, hole o lacuna, è un buco, cioè una posizione dove l'elettrone ci può stare ma non ci sta. Vedremo che questa lacuna si assimila poi in tutto e per tutto a una carica positiva. Quindi che cosa ci abbiamo noi? Che per una carica negativa che si è allontanata è rimasta qui un qualcosa che si comporta come una carica positiva. In particolare, guardate, qui se n'è andato l'elettrone, mi resta questo buco. Che cosa succede? Questo elettrone qua, magari 1.1 elettron volt per saltare non ce l'ha, però potrebbe avere quel minimo di energia che lo fa passare da questo posto a questo. Sempre elettrone di valenza è, ma si è mosso. Allora, questo elettrone da qua passa qua e il buco da qua passa qua. Quindi che cosa abbiamo noi? Che a fronte di un moto di elettroni in un verso abbiamo un moto di cariche positive equivalenti nell'altra direzione. Cioè questo meccanismo ci fa avere all'interno del materiale l'equivalente di due portatori di carica, non solo le cariche negative associate agli elettroni, ma pure le cariche positive associate alle lacune o ai buchi. Bene, quanti buchi avremo? Quante cariche positive avremo?
ne avremo una per ogni elettrone che si è allontanato, no? Ogni elettrone che va via lascia dietro di sé una lacuna. Quindi, se io ho chiamato n con i la concentrazione intrinseca, il numero di elettroni che si sono liberati, questo è necessariamente uguale al numero di lacune o P, carica positiva, che si è generata. Ok? Questa qui, che è un'equazione che sembra una banalità, cioè, ma tu che mi hai detto? Che ognuno che esce fuori mi ha lasciato un buco dentro, va bene? Ma questa qui, che si chiama la legge dell'azione di massa, in realtà è un'equazione fondamentale. Che cosa ci dice? Che se io faccio n con i al quadrato, questo qua è uguale a n per p. Questa relazione vale sempre. Continuerà a valere anche quando noi il silicio poi ci andremo a fare delle altre operazioni sopra. Questa qua è la legge di azione di massa. Quindi, anche con una, come dire, raccontando delle cose in maniera qualitativa, si riesce in qualche modo a giustificare il fatto che in un semiconduttore noi non abbiamo un solo portatore di carica, ma ne abbiamo due: carica negativa vera e propria e qualcosa che è assimilabile alla carica positiva. Chiaramente all'interno di questo materiale possiamo avere anche un altro fenomeno. Per esempio, ho un elettrone libero, per qualche motivo questo elettrone nel camminare, nel muoversi nel cristallo, si va a rimettere in una posizione di legame, che è una cosa diversa che un elettrone di legame si sposta all'interno del reticolo. Ma può succedere che un elettrone libero se ne torni nel legame. In quel caso che cosa succede? Scompare una coppia carica positiva, carica negativa. Questo fenomeno si chiama la ricombinazione, che è anch'esso un fenomeno fondamentale per il funzionamento dei dispositivi. Quindi la ricombinazione non è altro che la scomparsa di una coppia elettrone libero lacuna. Quando il materiale è all'equilibrio termodinamico, voi avete che tanti elettroni si generano, un certo numero di elettroni si generano per effetto termico, un certo numero di coppie elettrone lacuna scompare per effetto della ricombinazione. Quindi c'è un certo equilibrio. Il risultante è che noi avremo una concentrazione intrinseca, quindi una quantità di carica negativa e carica positiva libera, che è pari a 10 alla 10 atomi al centimetro cubo. Questo, visto così, è il silicio intrinseco. Quindi non siamo ancora arrivati a definire un silicio di tipo P o di tipo N. Che cosa significa rendere questo silicio di tipo P o di tipo N? Quindi fare il diodo. Significa rendere una parte di silicio di cristallo con una predominanza di carica libera positiva, P, e rendere un'altra parte del cristallo con una predominanza di carica libera di tipo N, quindi elettroni. Ok? Un materiale nel quale io rendo predominante una delle due cariche si dice che è un materiale drogato. Quindi quello che vediamo adesso è come si effettua il doping, il drogaggio del silicio. Quindi noi possiamo fare il drogaggio in due modi. Possiamo rendere un materiale di tipo P o di tipo N.
materiale di tipo N è un materiale nel quale io ho un eccesso di carica libera di tipo N, un eccesso di elettroni liberi. Come lo posso ottenere io questo eccesso di elettroni liberi? Consentitemi di riaggiustare questo disegno. Questo al posto di un atomo di silicio io vado a mettere un altro atomo che questa volta anziché avere 4 elettroni nell'ultimo orbitale ne tiene 5, quindi io vado a mettere un materiale che non è del quarto gruppo ma è del quinto, ad esempio il fosforo. Se io metto un atomo di fosforo al posto del silicio, questo qui ci avrà 5 elettroni. Che cosa succede? Che 4 si legano con i 4 silicio adiacenti e uno resta libero. Ma resta libero senza che io ho creato nessuna lacuna. Resta libero e basta. Ok? Quindi in questo materiale che cosa è successo? Io avrò comunque n elettroni che si sono liberati per effetto della temperatura, che hanno liberato p lacune per effetto della temperatura, che sappiamo che comunque sono molto piccoli questi numeri. Ma poi ci avrò aggiunto io altri elettroni, tanti quanti atomi di fosforo ci ho messo. Perché ogni atomo di fosforo mi ha aggiunto un elettrone libero a questo materiale. Quindi questo materiale, così come semiconduttore estrinseco, ha un eccesso di carica libera di tipo N. Quanti ce ne ha di N? E il bilancio è semplice. Quanti elettroni teneva prima che lo drogavo? Teneva N, diciamo N0. Elettroni. A questi io quanti ce ne ho aggiunti? Supponiamo che io abbia messo N con D atomi di fosforo, ognuno di questi mi ha portato un elettrone, alla fine io ci avrò N0 più ND elettroni. Questi qua sono molto pochi, lo sappiamo, sono 10 alla 10. Io quanti ce ne vado a mettere? Quando si fa un drogaggio di un materiale semiconduttore, il numero di atomi di drogante che si mette, ND, oscilla tra i 10 alla 15 e i 10 a 18 atomi a centimetro cubo. Quindi ordini di grandezze superiori ai 10 alla 10 elettroni che io avevo per effetto della temperatura. Oh, badate bene che D non sta per drogaggio, ma sta per donatori, perché un elemento del quinto gruppo dona un elettrone alla conduzione. Quindi sono N con D donatori. Ok? Quindi io ogni volta che vado a sostituire qua dentro un atomo di fosforo, oppure si usa l'antimonio, che ha lo stesso 5 elettroni nell'ultimo orbitale, l'arsenico, tutti questi sono materiali che fanno il silicio di tipo P, di tipo N, pardon, io vado a drogare il materiale. Gli elettroni che io ci ho messo a questo punto saranno tantissimi, saranno certamente più delle lacune che io tengo. Quindi, in quanto specie dominante, diciamo, vengono detti portatori maggioritari. Quindi nel silicio di tipo N gli elettroni si chiamano portatori di maggioranza o maggioritari.
ce ne abbiamo lacune qua dentro? Sì, perché un certo numero di lacune noi le tenevamo per effetto della temperatura. Quante ne saranno? Ce le possiamo calcolare facilmente. Perché facilmente? Perché noi sappiamo che sempre vale questa legge qua. Ok? Quindi anche in questo caso, dove gli n non sono più gli n che tenevo prima, ma saranno gli n di donatori, io avrò una quantità di lacune che chiamo P in n, che dire che sono le lacune che mi trovo nel tipo n, che saranno pari a n quadro su n con d. Le lacune sono poche, ma non solo sono importanti, ma spesso è dai portatori minoritari che poi vengono fuori, diciamo, alcune proprietà di questi materiali, appunto vengono detti portatori minoritari. Quindi nel silicio di tipo N i maggioritari sono gli elettroni, i minoritari sono le lacune. Entrambe ci servono però per quello che dobbiamo fare noi. È chiaro che adesso che avete capito il sistema è facile pensare a come si fa il drogaggio di tipo P. Io devo creare un eccesso di lacune, vuol dire che devo tenere più buchi disponibili che elettroni. Allora qua che ci devo andare a mettere? Ci devo andare a mettere un materiale come il boro, che appartiene al terzo gruppo, che tiene solo 3 elettroni. 3 elettroni si legano e qua mi resta un buco. Il numero di atomi di boro, perché si usa essenzialmente il boro per il drogaggio di tipo P, viene indicato con N con A. A sta per accettori, perché l'atomo di boro accetta un elettrone. Quindi alla fine, dopo che io avrò drogato di tipo P un materiale, lui avrà N con A atomi portatori maggioritari, che saranno lacune, quindi carica positiva, e avrà comunque un numero di portatori minoritari, che in questo caso qua sono gli elettroni, quindi sono gli n in p, che sono sempre calcolabili con la legge di azione di massa, n quadro su n con a. N in p per dire che sono gli elettroni in un materiale di tipo P. Io poi vi farò vedere, quando andiamo in laboratorio lunedì, visto che abbiamo 3 ore, lunedì prossimo, 2 ore facciamo esercitazione SPICE sui diodi. L'altra ora e mezza, vi voglio far vedere delle slide sulla tecnologia, cioè su effettivamente poi come si fa, che significa drogare il silicio. Significa sostanzialmente che uno parte da un cristallo di silicio, da un monocristallo di silicio, con i metodi tradizionali, poi la tecnologia è andata avanti, ma nel metodo tradizionale più semplice, che cosa si fa? Supponendo che questo è il wafer di silicio, si mette in un forno, e lo si porta a 1100 gradi più o meno di temperatura, gli si mette in prossimità un disco di boro o di fosforo, a seconda che lo vuoi drogare di tipo P o di tipo N, ce lo metti vicino, a quella temperatura gli atomi passano sulla superficie del silicio e penetrano, si sostituiscono agli atomi del materiale.
chiaramente c'è bisogno di temperatura così alta perché bisogna creare un'agitazione termica tale che questi atomi si possano sostituire. Okay. Poi, questi erano i sistemi che si utilizzavano una volta, poi vi faccio vedere tutte foto che riportano invece i processi tecnologici odierni, però in linea di principio sono tutti processi che prevedono l'utilizzo di alte temperature, pressioni, gas, eccetera. Non sono tecnologie complessissime quelle che vi consentono di fare queste cose. Quindi, banalmente, partendo da un unico cristallo semiconduttore e facendone da un lato un brogaggio di tipo P, da un lato un brogaggio di tipo N, quindi realizzando questa interfaccia che prende il nome di giunzione, voi realizzate un bicchiere. Questo blocchetto poi viene contattato con dell'alluminio, tutto questo viene chiaramente in qualche maniera incapsulato, i due contatti sono quelli poi disponibili in forma discreta all'esterno per utilizzare il dispositivo. Poi vedremo anche in forma integrata viene realizzato l'intero chip tutto simultaneamente. Ok? Quindi questo per quello che attiene al brogaggio.